Io lo ammetto, ho cancellato, più che altro messo in privato il primo video recensione di questa serie di cui non ce la faccio più di parlare, che è Unorthodox. Mi hanno chiesto perché e ve lo spiego. Innanzitutto era stata filmata sotto il fuoco della passion e quindi parlavo male, non mi ero preparata a nulla, era uno sfogo. E quindi, siccome non era molto professionale, mi sono detta, senti Shirley, toglilo. Sebbene avesse quasi raggiunto le 1000 visualizzazioni, ma io mi vergognavo ogni volta che lo riguardavo, quindi ho detto no. E adesso vi spiego le reali ragioni, proprio le vere ragioni per le quali questa serie non mi è piaciuta. La prima è molto personale, è il fatto che questa serie vi racconta la storia di una persona che è nata in questa comunità molto settaria, oltreortodossa, ebraica, e vi racconta la storia di lei che vuole uscirne. Ora, io faccio un po' il percorso contrario, mi interessa la cultura ebraica e voglio entrare un po' in quel mondo, non ultraortodosso, ovviamente, non così rigido, però siccome sono proprio in una dinamica opposta, a me ovviamente, proprio karmicamente, io proprio mi scontravo con i valori di questa serie, quindi dico, non mi è piaciuta per quello ed è assolutamente personale. Un'altra ragione è la vita berlinese della protagonista Ezi, la vita berlinese che mi ricorda un po' che tra un film di Moccia, un Saranno famosi, un po' Dawson's Creek, cioè è proprio brutta. È infantile, è adolescenziale, è senza senso, per me è fatta molto male, per tante ragioni. Invece, quello che mi è piaciuto tanto sono i flashback. Sono rappresentati benissimo, ci sono state molte ricerche sulle culture e tradizioni ebraiche, quindi complimenti perché queste scene, poi girate in Yiddish, sono veramente belle. Tristi perché sia della sofferenza della protagonista, però belle, fatte bene. Ho visto poi certi commenti sotto al mio video recensione. Il primo, dei commenti di persone magari un po' femministe che non capivano, mi dicevano: ah, ma tu non capisci, questa è la storia di una ragazza che vuole riscattarsi, che vuole uscire da questa comunità patriarcale, opprimente, eccetera, eccetera. Io penso che noi giudichiamo in generale le altre civilizzazioni in modo un po' etnocentrico. E non soltanto noi italiani, proprio in generale, gli occidentali hanno questa visione etnocentrica che crede a torto di essere i rappresentanti della civiltà più evoluta su terra. A me dispiace, però non è così, non è vero. E noi non possiamo giudicare le altre civilizzazioni di qualsiasi tipo esso siano, orientali, africane, come vi pare. Non possiamo giudicarle attraverso i filtri della nostra società. È un errore molto grave. E, tra l'altro, io ho sentito personalmente, guardando questa serie, come se questa storia volesse un po' cavalcare l'onda dell'hashtag MeToo, femminismo, sono una donna indipendente che vuole riscattarsi dal patriarcato. E devo dire che mi ha dato un po' fastidio, non perché io non sia una femminista nel senso classico del termine, sono femminista a modo mio. Non mi rivendico come tale perché a me le etichette non piacciono. A me quello che dà fastidio è che da una parte io sentivo che voleste troppo cavalcare questo movimento, adesso tutti questi film che parlano di donne che hanno fatto, che così cosa, donne di colore che si riscattano in America, donne, eccetera, eccetera. A me dà un po' fastidio non perché non bisogna parlarne, per carità, ci sono tantissimi esempi, ci sono tantissimi film che dovrebbero essere fatti su questo argomento. Ma per me è stato fatto male, perché? Perché si prende in considerazione una realtà microscopica, considerati i 7 milioni di abitanti su terra. Cioè, se voi andate a criticarmi, e dovete assolutamente farlo perché tutto è criticabile e c'è la libertà di espressione, bisogna farlo, ma se voi andate a criticarmi una comunità ultraortodossa, che è proprio un caso a parte, già nell'ebraismo, ma proprio nel mondo, e io dico, ma guardate un attimo quello che succede prima vicino a voi, voglio dire, gli uxoricidi che ci sono in Italia, ma è in Europa, in Francia, non so quante donne muoiono al giorno a causa di colpi a causa di botte che prendono dal loro marito, insomma, uxoricidi, poi violenze domestiche, il divario salariale tra uomini e donne ancora in Europa che esiste, il fatto che io so che in Italia se ad esempio verso i 30 anni vuoi trovare un lavoro ti chiedono se vuoi infantare, se vuoi diventare mamma nei prossimi anni, cioè queste sono cose che accadono intorno a noi e sono quelli i veri problemi, cioè non sai che sono quelli i veri problemi, anche quello di essi è un vero problema, ma cioè se voi dovete proprio entrare nell'ottica femminista, ma guardate intorno a voi quello che succede nelle nostre società, con le nostre vicine. E ecco quello che mi dava fastidio, è il sentire che le persone, guardando questa serie, potessero pensare che la loro vita, la loro civiltà, la loro cultura fosse superiore a quella
criticata nella serie. Io penso che sia un errore da non fare e che prima di tutto bisogna fare i conti con se stessi e poi magari andare a criticare le altre realtà. E mi sono sentita un po' come se io dovessi guardare un documentario, non so, della BBC. Sulle excision, come si dice in italiano, sono le mutilazioni genitali praticate in certe tribù africane, e che io per errore, perché non conosco le civiltà africane, dovessi andare a pensare che tutti gli africani facciano questa cosa, invece no, è un po' quello che accade nella serie. Tra l'altro, un'altra grande critica è il fatto che le tradizioni ebraiche non sono spiegate, sono rappresentate in modo perfetto, ma a una persona che non ne conosce. E poi non sa di niente perché non si capisce. È come se io dovessi girare un documentario fantastico sul Giappone senza spiegare la loro cultura, cosa sono le geisha, cos'è lo shintoismo, perché c'è anche il buddismo. Cioè, tu mostri senza spiegare. Questo non voglio dire che avrebbero dovuto farne un documentario, perché allora è un documentario, non è più un film. Però è un peccato che si riesca a capire così poco. Ecco, solo quello è già tanto. Quindi queste sono le vere ragioni perché a me non è veramente piaciuta questa serie e che quindi vi sconsiglio. Beh, io penso che ve la sconsiglio se non avete uno sguardo più ampio su questa tematica, sul mondo ebraico ortodosso, ultraortodosso. Se veramente non ne sapete nulla, non andate a guardarla perché vi dà delle false idee, vi può dare delle false idee, delle false opinioni, delle false rappresentazioni. E questo spero sia veramente tutto per questa serie, perché vorrei concentrarmi su altro onestamente e fare la recensione di Stiesel che mi è stata richiesta, però ho degli esami da preparare, quindi forse aspetterò un po'. Grazie e buon weekend!